questa torta veramente aggirandola proprio. Benvenuti qui nella nostra cucina virtuale. Oggi giriamo un video, anzi l'intro di un video, sì, per la cui preparazione abbiamo già girato tre video. La ricetta è sempre riuscita bene, ma il video ogni volta che lo caricavamo sul computer si disperdeva. Sarà qualche maledizione, sì, tipo della torta salata. E quindi proprio questa cosa è stata veramente veramente antipatica. Oggi l'ultima che abbiamo girato è riuscita, ha caricato il video, è sul nostro, sul desktop del nostro desktop. Bene. Sul desktop del nostro, stare, non è cosa tua, del nostro PC, e quindi possiamo girare l'intro. Noi ne abbiamo girate in questo excursus due varianti, una più calorica e una meno calorica. Oggi ha vinto quella meno calorica. Il destino ha voluto che arrivasse la preparazione meno calorica, ma vedrete, vi spiego durante la preparazione come farla diventare ancora più buona. Ma tutto questo parlare per cosa? Per preparare una bellissima torta girandola, artistica, una cosa pazzesca. Dolce veramente o salata? È un peccato, sempre, ho detto salata 100.000 volte. Mm. Tu sei, non te nascondi. È una torta rustica salata a forma di girandole. In pratica è una torta che dovrebbe essere esposta in una galleria d'arte, quindi se vi abbiamo incuriosito, forse più io che lei, perché lei fa le, sì, fa, va le bene, fa girandole. Spostiamoci di là, andiamo alla preparazione. Innanzitutto 5 belle zucchine bio, perché io le taglierò con la buccia e quindi mi serve edibile. Poi delle carote che siano lo stesso quantitativo delle zucchine, qui ne vedete di più perché sono piccoline. Poi 110 g di Philadelphia, io la userò light, 4 uova, 40 g di parmigiano reggiano, sale, pepe, olio extravergine di oliva. Cominciamo subito. Allora, come prima cosa, con una mandolina affetto le mie carote in lunghezza, nel senso della lunghezza. Taglio le mie carote così, a striscioline. Affettate tutte le carotine, io le adagio sul piatto da portata del microonde e le faccio andare in microonde per 5-6 minuti, giusto per farle ammorbidire leggermente, in modo che quando le metterò in forno all'interno della torta salata, queste non rimangano troppo croccanti, ma intanto fuoriesca maggiormente la dolcezza e in più si ammorbidiscano ulteriormente, perché sennò ci sarebbe troppa divergenza tra zucchina e carota. Se voi non avete il microonde, tuffatele in acqua bollente per 4-5 minuti, dopodiché scolatele ben bene e asciugatele con un canovaccio, naturalmente l'acqua non salata. Mentre le carote vanno al microonde, noi affettiamo nella stessa maniera anche le zucchine. Carote e zucchine affettate, mettiamole un attimo da parte e procediamo con la nostra lavorazione. Prendiamo le uova e dividiamo i tuorli dagli albumi. Montiamo a neve ferma gli albumi. Ok, mettiamo in frigo. Adesso nella ciotola in cui abbiamo messo le uova mettiamo il sale che vogliamo usare, quindi a discrezione nostra, il pepe, i 110 g di Philadelphia, che in pratica sono mezza confezione, ed i 40 g di parmigiano reggiano. Amalgamiamo bene il tutto. Fatto ciò, prendiamo gli albumi e tuffiamoli nel composto di uova ed altri ingredienti, uova e formaggi. Quindi incorporiamo con movimenti che vadano dal basso verso l'alto, cercando di fare smontare il meno possibile le uova. A questo punto versiamo tutto il composto nella teglia già foderata. E cominciamo la parte che è più noiosa o più divertente, a seconda se siete tipi pazienti o meno, di tutta la ricetta. Dobbiamo creare delle pareti concentriche di verdura. Quindi metterò una striscia tutta di zucchine, quindi una striscia tutta di carote. E via via, in maniera concentrica, zucchina, carota, zucchina, carota, zucchina, carota, dovete riempire tutta la teglia. È un lavoro un po' lunghetto, ma di grande soddisfazione. Io vado in super velocità, velocità smodata.
la rotola, alla fine avremo questo. Avremo questo che bagneremo con un goccino di olio su tutta la superficie, proprio poca, che io faccio andare a giro su tutto. E ora mettiamo in forno a 180 gradi per 20 minuti. Forno ventilato. Trascorsi 15 minuti, ormai la tortiera si è intiepidita, apriamo, voilà, e sfoderiamo la nostra torta salata. Eccola pronta per essere servita, ora faccio qualche foto. E buon appetito, light, ma con gusto e anche con una certa estetica. Come buco lo schermo, me l'hanno detto in molti e vi ringrazio, yeah. E quindi se anche voi volete preparare questa torta dovete prima diventare malati di mente, perché per mettere tutte quelle zucchine, quelle carote, non ci vuole niente. E la versione fatta frittata senza il cestello di pasta brisè è buonissima anche, sicuramente quella con la pasta brisè è più facile da tagliare, diciamo che la fetta viene maggiormente sostenuta, ma state tranquilli che, come avete visto nelle foto, anche quella senza la pasta brisè viene buonissima e sostenutissima lo stesso, e soprattutto è un incontro di gusti veramente insoliti, perché io una torta salata con carote e zucchine così delicata non l'avevo mai fatto. La carota rimane molto croccante in bocca, la zucchina invece è più scioglievole e dolce, un ensemble di sapori stuzzicanti, insomma, com'era. E quindi dopo i primi 2 secondi uno dice che bella, e poi incomincia quindi da mangiare tu mangi modo, così? Sì, con molta foga, perché, e quindi bellissima, un'opera d'arte, un peccato mangiarla, ma sicuramente mai, buona da mangiare, e godetevela, brava. E dopo questa sua aiuto, quindi se anche a voi viene voglia di fare qualcosa di più artistico e sicuramente buono, provate questa torta salata, che non è una mia ricetta, ho visto la foto su Messenger, sì, però gira da un po', non ho guardato gli ingredienti che c'erano in quella, l'ho semplicemente rifatta a modo mio. Bene, possono anche cambiare casomai le cose, fate quello che volete, perfetto. Basta che la rifate e ci dite com'è, regalateci un pollice in su, lasciate un commento qui giù e noi ci vediamo sempre qua sulle vostre tavole. Ciao.